Ieri mattina, nella sala giunta della Camera di Commercio, è stata consolidata l'importanza delle navi costa del porto di Savona. Presenti tutte le principali figure politiche, commerciali e sociali della città. Ambasciatore, il direttore generale di Costa Crociere, Gianni Onorato. Oggi è una giornata importante, oltre a riconfermare la presenza a Savona di quest'anno con 220 scali e 900.000 ospiti movimentati, abbiamo riconfermato anche gli impegni precedentemente assunti avere la seconda stazione crocieristica qui a Savona, con investimento importante di 9 milioni di euro. L'appalto è in fase di assegnazione, è stato già individuato, entro fine aprile sarà assegnato. Contiamo di iniziare i lavori per maggio di quest'anno e quindi completarli entro 15 mesi, quindi avere per gli inizi di settembre del 2013, quindi per l'inizio della stagione autunnale, che è una stagione molto importante con un alto numero di scali qui a Savona, di avere già la seconda stazione marittima pienamente funzionante. Dati molto incoraggianti, dopo un periodo ovviamente molto difficile, già le crociere di Pasqua hanno evidenziato una ripresa importante, tutte e cinque le navi proprio che sono partite da Savona hanno registrato un incremento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quindi confidiamo molto anche nella stagione estiva a questo punto. Un ringraziamento particolare per me va ai crocieristi Costa, quelli più fedeli, quelli appartenenti anche al nostro club, sono circa 1 milione di cui 500.000 proprio in Italia, che ci hanno dato grosse manifestazioni di supporto, tra cui per esempio prenotare una crociera costa in più rispetto a quanto facevano in passato.